Sì, io sono Maurizio Fava, mi occupo non professionalmente ma con grande passione di grappa da una ventina d'anni. Ho cominciato come assaggiatore di grappa dell'Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa, dopodiché sono stato anche per 7 anni responsabile dei distillati di Slow Food. Bene, parliamo della grappa di Romano Levi, che purtroppo scomparso, ma ha lasciato tracce dentro queste bottiglie. Sono bottiglie particolari, disegnate a mano, hanno un valore anche forte dal punto di vista collezionista. Chiaramente se ne bevono poche proprio per questo motivo. Molti hanno parlato di grappa di Levi, ma pochi l'hanno realmente assaggiata. Chi come me ha avuto la fortuna di assaggiarla si è fatto un'opinione magari un po' più approfondita sull'argomento. Da un punto di vista della tipologia, noi dobbiamo dire che la grappa di Levi è una grappa distillata a fuoco diretto. Distillata a fuoco diretto significa senza mediazioni che tendono ad ammorbidire il prodotto finale. Questo può essere un pregio o non può esserlo, non ha importanza. Di sicuro conferisce personalità diversa al prodotto, che abitualmente è un prodotto un po' più rustico, un po' più ruvido, diciamo, usiamo un termine più tradizionale. Un po' la grappa dei nostri nonni sostanzialmente. Romano mi raccontava una volta che era stato a trovarlo un grande produttore di grappa che è Nardini, di Bassano del Grappa, che è la più antica distilleria di grappa in Italia, e quando lo ha incontrato gli ha detto: guarda, la tua grappa fa storcere il naso a molti, però è la grappa che noi produttori vorremmo sempre bere perché è la grappa della nostra tradizione. E in effetti è una grappa decisamente di impronta tradizionale. Queste ruvidezze però non sono ruvidezze dovute a chissà quali alchimie, semplicemente non usano accorgimenti tecnici leciti nel disciplinare di produzione della grappa che però Romano non usava, per esempio l'edulcorazione, cioè l'aggiunta di zuccheri al prodotto finito. E le grappe di Levi sono grappe originarie, come si può dire, spontanee, vengono fuori dall'alambicco in questo modo e semplicemente vanno nella bottiglia. E questo ovviamente conferisce minor morbidezza al prodotto quando si assaggia, dà anche quella sensazione di cui si diceva di ruvidezza, ma è una ruvidezza legata alla giovinezza del prodotto. Nel momento in cui si va ad assaggiare una grappa di Levi più anziana, più invecchiata, più resa morbida dal tempo e non dallo zucchero, questa mancanza iniziale di morbidezza si traduce in una grandiosa eleganza e secondo me alcune delle grappe più eleganti che abbia mai assaggiato nella vita erano proprio di Levi. Ovviamente bisognava avere il tempo di aspettarle. Quando si va poi all'assaggio, le grappe di Levi hanno una particolarità subito visiva, sono tutte molto scure di colore e anche lì andrebbe informato il consumatore che le grappe colorate, le grappe scure, non sempre traggono questo colore da un'origine naturale del legno, delle botti in cui vengono conservate. Ci sono grappe che, e questo è consentito dalla legge, traggono il colore dallo zucchero che viene addizionato, anche questo legalmente, in misura fino al 3%, e questo zucchero, se è caramellato, conferisce colore scuro. Quello che non andrebbe fatto è spacciare questo colore scuro per un colore da invecchiamento in legno. Questo lo ritengo poco corretto. Nel caso delle grappe di Romano Levi, questo colore è sempre da legno, ma non sempre da botte. Nel senso che, come ho avuto modo di verificare di persona dopo averlo conosciuto, a volte lui arricchiva questo colore e anche le sensazioni legnose delle sue grappe semplicemente inserendo all'interno delle bottiglie o delle botti di affinamento dei pezzi di legno, letteralmente. Questo forse farà storcere un po' il naso ai puristi, però tutto sommato mi sembra un artificio tecnico molto innocente che non ha dato nulla e nulla ha tolto alla qualità del prodotto finale, l'ha un po' arrotondato, l'ha un po' ammorbidito eventualmente, ha aggiunto qualche profumo in più, però non lo vedo come un danno particolare, insomma ora poi Romano non c'è più e queste cose si possono anche dire. Non è che lo facesse di nascosto, lui lo diceva, per cui non lo faceva con furberia sicuramente, lo faceva forse perché i suoi vecchi gli avevano insegnato a farlo. Non lo faceva neanche su tutte le grappe. In ogni caso, molte delle grappe di Romano Levi, quelle più scure, non sono così scure per via della botte, sono così scure per altre cose di questo tipo.
Poi c'era sua sorella che faceva grappe aromatizzate molto buone, devo dire, sempre con aromi naturali, ma questa è un'altra storia. Insomma. Quando poi si mette al naso la grappa di Levi, si sentono i profumi schietti della grappa, quelle cose che chi ha bevuto grappa in gioventù, anni fa, probabilmente i nostri nonni quando bevevano grappa, sentivano accostando al naso un bicchiere di grappa, insomma. Non ci sono morbidezze strane, non ci sono aromi insoliti, ci sono semplicemente gli aromi estratti dalle bucce dell'uva distillate. E questo è importante per chi ama la grappa in senso stretto, cioè il prodotto puro. Chiaramente per chi si avvicina per la prima volta al prodotto grappa è più facile che piacciano morbidezze, che piacciano aromi dolci e queste cose. Siamo sempre lì, c'è il dibattito tra la tradizione e la modernità, diciamo. Sicuramente le grappe di Levi sono tradizionali. In bocca la sensazione gustativa delle grappe di Levi cambia molto a seconda della vecchiaia del prodotto che si sta assaggiando. La sensazione elegante, la soddisfazione completa si ha con le grappe più vecchie, quelle che sono state più a lungo nella botte, quelle che sono state invecchiate per più di 10, 12, 15, 20 anni. Ecco, in quel caso lì si raggiunge la perfezione. Effettivamente le grappe bianche, le grappe giovani appena imbottigliate erano durette, si può dire, insomma. Ma non era una durezza da metanolo, come qualcuno ha scritto, tra l'altro facendo molto arrabbiare il povero Romano che una volta ha anche querelato Bonilli, che aveva scritto che le sue grappe erano dure perché gli scappava il metanolo. Insomma, lui dice no, il metanolo no, perché il metanolo è un veleno e nessuno mi potrà mai accusare di vendere ai miei clienti un prodotto avvelenoso. E in effetti poi da un punto di vista analitico tutti gli esami fatti hanno dimostrato che le grappe di Romano Levi erano tra le meno a rischio da un punto di vista del metanolo. In assoluto c'era la percentuale inferiore rispetto a tutte le grappe in commercio di metanolo, per cui associare per forza l'idea di durezza alla presenza di metanolo è un errore tecnico che un assaggiatore di grappa non farebbe mai. Un autore che scrive di vino come Bonilli magari è portato a fare perché psicologicamente è un'associazione di idee che può anche venire. Insomma. E niente, che dire d'altro? Ripeto, la vera tristezza delle grappe di Romano Levi è che non se ne assaggiano mai. I collezionisti se ne guardano bene dall'aprirle, anche i locali pubblici che le hanno nella loro cantina le tengono da collezione e non la mettono mai poi in servizio veramente a nessun prezzo, perché ovviamente il valore affettivo, non tanto il valore venale, ma quanto proprio il valore affettivo di una bottiglia di Levi supera anche l'idea del piacere che ci può dare nel momento che la beviamo.